Amici di TV Violare, eccoci, andiamo a intervistare appena uscito dal campo dopo una prestazione maiuscola il nostro Antenone. Devo dire che ha sviluppato un rapporto privilegiato con la rete oggi, no? Devo dire che io ogni volta che giravo gli occhi verso di te tiravi un dritto a rete, ne avrei fatti almeno una cinquantina, no? Sei soddisfatto? No, perché quello è una mancina. Vedi sti mancini maledetti, l'ha capito al secondo set. Bravo. Però volevo fare il diritto lungolina, ma non mi usciva. E quindi ho avuto molta difficoltà. Ho giocato anche meno peggio di sabato. Sabato ho fatto una sezione Addirittura. meravigliosa. Oggi hai male. Hai avuto un pezzotto, ma poi Beh, ragazzi, mo che Cavalitto fa anche l'analisi tattica del match e tira tutto. Cioè, Cavalitto può parlare, ma sarà di tutto, ma dell'analisi tattica, dai, per favore. Cavalitto l'ha fatto vincere sabato perché gli ha dato dei consigli e sul 5-3. Vabbè, ma io con Boris ce l'ho con me, io non devo dire mai niente. Intervista doppia, ovviamente no, te no, scusa, ha vinto il doppio, no, però Pacioni ha vinto il doppio, Cavalitto non c'era, non lo so, io non Vabbè, vabbè, dai, 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 se no si offende. Allora, dai, intervista tu Adriano, dai, vieni no, qua. è stato un peccato perché ha tirato dei momenti, delle palle che non servivano, cioè è inutile che tu ti vai a giocare 10 palle sulla riga in fondo, quello si appoggia sulla palla tua e ti fa accorcia un pochino, accorcia un pochino. Ma io, guarda, io non ho seguito tutto il match. Sì, no? Ma a vedere da fuori, secondo me eri molto legato. Cioè, ho visto degli errori che non erano da te. Cioè, tu hai. Ultimamente sto giocando così, però. È una fase del tuo tennis che è così. Vabbè. Sì, Può non credo starci. sia una componente psicologica, anche perché fisicamente oggi mi sentivo bene, non mi sentivo stanco. Vabbè, il tuo avversario non era una sega, bisogna dirlo. No, no, Poi comunque. Non c'è nessun motivo per perdere i meno Vabbè, non abbiamo detto il risultato, lo vogliamo dire? 4-1 4-2. Cioè, il tabellone non c'è. Il tuo tabellone no, non c'è, non c'è. 6-0 6-1. 6-0, però vabbè, dai. Il game ho vinto un breakout. Hai avuto 38 palle break e una l'hai riuscita, la sei riuscita a trasformare. Guarda, avevo un sacco di palle break. Primo set potevo andare diversamente. Diciamo che mi sei partito già con palla break. Senti, secondo me, Adriano, però, posso dire una cosa? Il secondo game secondo ero me, 40-0. Secondo me, buona parte della tua sconfitta è dovuta ad Anelli. Guarda no, com'è venuto perché vestito. Sabato Venuto vestito di nero con gli occhiali neri. Cioè, poi. Secondo me, porta sfiga, no? Stefano, tu che dici? Ma vabbè, ma noi siamo tutti qua. Io volevo che anzi, si siamo tutti qua un momento a tifare. Caro mio Cavalitto, io come la promessa. Facci vedere Stefano. Grazie anche Paolino perché gli ho detto io. Va al montone, che c'è? C'è scritto internazionale BNL. Internazionale, ragazzi, questo ragazzi. Io gliel'avevo chiesto. Ragazzi, adesso Stefano stasera ci va a dormire abbracciato. Bravo, bravo. Grazie, è fatto a fatto. Dice. L'hai preso l'asciugamano? Va bene, senti, allora Adriano comunque soddisfatto di questa prestazione, direi, no? No, soddisfatto no quando si perde così, però devo dire che bel contesto. Cioè, Certo. Diciamo, adesso sta così. Il rodimento di culo di sera nel pomeriggio. Sì, esatto. Stasera pomeriggio. Però stasera quando torni a casa che non te lo puoi far venire perché sennò. Comunque guarda, io la parte iniziale del tuo match, i primi tre game li ho ripresi in maniera molto. Molto. Adriano, i primi game li ho ripresi, tu potrai rivederli in televisione insieme a Francesco stasera e potrai fare insieme un'analisi tecnica. Cioè, di se quello Francesco mi ha fatto una merda quando ho fatto il palleggio, figuriamoci con. Va bene, amici di Bupialar, noi torniamo sul campo numero 5 dove il maestro Meringolo sta affrontando un giocatore di livello. Adesso il cambio campo, non sappiamo il risultato, Fabio era avanti 3-2, adesso è un numero dispari per cui. Volevo ringraziare ufficialmente gli amici e la di squadra Bupialar. Che sono venuti a vedermi, cioè tutti quanti. Bene, bene. Chi si è preso il gioco? Vabbè, comunque una bella soddisfazione, dai, giocare al foro, dai. Io ho preso scusa, mi prendo ferie se 0-1 ragazzo di più a cacci. Anelli si è preso ferie per portarti sfiga, io non vorrei dire. 32 euro, ho giocato 4 ore al foro, quindi anziché io non è. Dai, dai. Ci può stare, ci può stare. Va bene, amici di TV Piola. Stefano, tu non hai giocato a questo torneo? No, l'hanno fatto fuori perché hanno fatto sono, fuori? Sono un semplicissimo 4-4 e hanno preso i 4-3. Capito, sei un po' pippa insomma. Ma direi non un po', abbondantemente. Va bene, dai, seguiamo intanto il maestro Fabio. Amici di TV Piola, a presto.